è appena iniziato il 2021. Gettiamoci alle spalle le preoccupazioni del 2020. Ah, c'è ancora il Covid. Vero. Ma adesso hanno trovato il vaccino, dai, è quello giusto, quindi lo hanno testato e va bene. Quell'infermiera che si è sottoposta, mi pare che stia bene. Quell'altra negli Stati Uniti pure, aspetta, stanno uscendo altre prove. Ormai lo stanno sottoponendo a tutti. Ah, ecco già, sono arrivati i medici. Quanto ci fa male restare incollati alle notifiche del telefono, alle statistiche non solo locali, ma anche nazionali e internazionali tutto il giorno? Oggi quanti morti? Ah, ok, aspetta, quanti contagiati? Bene, ma aspetta, non si sommano a quelli di ieri? Ah, sì, quindi 400 più altri 400, ma allora sono 800. Ma quindi devo contare io o loro? Aspetta, chiamo la signora Carla che lei mi stava contando i morti in Trentino, mentre Teresina in Puglia. Come? Dove vivo? Ma da dove sei? Della oggi parliamo proprio degli affanni, delle nuove ansie suscitate dal sovraccarico inutile di informazioni, information overload. Lo scrittore americano Schenck definisce proprio smog di dati. Perché rappresenta un problema? Perché superato un certo livello, l'informazione non contribuisce più a migliorare la qualità della vita, ma la peggiora, costringendo quindi l'utente a scandagliare e analizzare l'informazione per trovare i dati più rilevanti. Non a caso il sociologo olandese Van Dijk parla proprio di inutilità comunicativa, individuando nelle numerose fonti di informazioni che pubblicano in maniera ridondante lo stesso contenuto un grosso problema per noi, perché dobbiamo scegliere tra questi canali comunicativi scavando nell'informazione e provocandoci un impegno cognitivo, uno stress nuovi. Questo nuovo stress può provocare ad esempio una specifica ansia da mancanza di informazione sufficiente, data dalla difficoltà di trovare all'interno del flusso di informazioni notizie significative, e questo porta ad esempio al comportamento di controllare il cellulare ogni 10 minuti, oltre a manifestare altri comportamenti ansiosi in caso di mancanza di messaggi. Altra reazione può essere il disinteresse o il rifiuto dell'informazione, cioè la perdita di interesse negli utenti di svolgere questa ricerca di fonti attendibili o di informazioni realmente significative davanti ad un bombardamento comunicativo di informazioni eccessive e troppo contrastanti. Questo provoca poi un armamento progressivo dei produttori di informazioni, i quali sceglieranno di costruirsi strumenti sempre più rumorosi per attirare l'interesse verso il proprio flusso informativo. Signora, i limoni, signora! Sentiamo oggi di dover compiere uno sforzo maggiore per distinguere tra le informazioni quelle più rilevanti. Il significato di informazioni quindi con i social media è radicalmente cambiato. Per dirla con lo psicologo Giuseppe Riva, infatti, si è passati da una concezione matematica di informazione, ossia la differenza tra due dati, ad un'accezione più legata al concetto di esperienza. Non cerchiamo più la differenza tra due dati, bensì le differenze che sono più rilevanti per noi, perché riguardano direttamente la nostra esperienza individuale. Queste informazioni lui le chiama iperinformazioni. Come combattere le stati d'ansia provocabili dallo smog di dati? Bene, provate a disattivare le notifiche di tutte le pagine e i profili che seguite e concentratevi magari soltanto su una fonte specifica. Ah sì, certo, ma da quant'è che non scrivo a Peppe? Nemmeno sul gruppo della parrocchia ho risposto più, penseranno che sia un maleducato. Ah, dovrei rispondere al gruppo compagni di asilo 98, al gruppo debito 2010 in matematica e liceo scientifico. Aspetta, ma come sta andando la serata? Anche il social di messaggistica istantanea WhatsApp permette ad esempio di silenziare le notifiche in alcune chat, in modo da non ricevere delle notifiche che riteniamo superflue, scegliendo di disattivarle per 8 ore, una settimana o per sempre. Ecco, purtroppo l'information overload ha un effetto sulle relazioni sociali. Se vi interessa in questo video sulla FOMO ne parlo più in dettaglio. Sembrerebbe infatti che ci sia un legame diretto tra numero di amici e livello di stress provato, legato alla progressiva difficoltà di curare le relazioni con tutta la propria rete sociale, come ci spiega lo psicologo Williams. Inoltre, più sono le reti sociali integrate nel proprio profilo, più lo stress aumenta. Se ho quindi come amici anche parenti o colleghi di lavoro, lo stress aumenta. Non l'avete sperimentato? Pensate a uno dei disagi comparsi con la diffusione dello smart working, quello di non riuscire a staccare la spina perché in qualche modo ci si sente sempre a lavoro, quando i clienti o i colleghi mandano messaggi o chiamano anche fuori l'orario lavorativo. Ecco, si tratta di un'invasione del nostro tempo libero, che vede quindi un aumento del tempo da dedicare alla cura dei contatti di lavoro, che prima invece rimaneva legata agli orari e ai luoghi più tradizionali di lavoro. Ma questa è un'esperienza aggiunta anche con l'influencer marketing, per la quale molti influencer pagano appunto dei bot automatici in modo da rispondere a tutti i messaggi che ricevono, risparmiando tempo e concentrandosi solo su quelli più importanti, che magari sono proposte di lavoro. Bene, spero di esservi stato utile e di avervi aiutato a combattere il sovraccarico di informazioni. Adesso devo lasciarvi perché devo seguirmi Sky TG24 e TGcom24 per scoprire chi è più veloce a dare le informazioni. Forse non cominciamo bene l'anno. Se il video vi è piaciuto, condividetelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Un abbraccio digitale dal vostro... Tu continua a seguirmi qui.